Chiesanova per la prima volta nel campionato di eccellenza, Luciano Bonvecchi è il presidente che ha guidato alla promozione questa società, primo tifoso, qual è la situazione morale della squadra in questa fase di preparazione? La situazione è che oggi è il primo giorno che gli allenamenti sono un po' a ranghi completi, perché onestamente dopo un campionato complicato come quello dell'anno scorso forse abbiamo concesso qualche momento di pausa in più. Diciamo che abbiamo cominciato già 15 giorni, ma la squadra completa oggi finalmente, compresi i nuovi arrivi e tutto. E l'euforia della vittoria è già portato anche a una, diciamo, i festeggiamenti in boa si sono protratti, e quindi abbiamo chiuso l'anno del 2021-2022 con un anno intero, perché abbiamo finito il 25 luglio con la cena, quindi era un anno che ci stavamo allenando dal 14 luglio. E adesso, dico la verità, l'unica cosa che mi posso sbilanciare di dire è che sono contento dei nuovi arrivati a livello di Under, perché gli altri li conoscevamo, i vecchi, perché l'unica volta che l'ho visto all'opera mi sono piaciuti, oltre i piccoli momenti degli allenamenti, ma la partita che ho visto mi sono piaciuti. Quindi vabbè, siamo una promossa, abbiamo difficoltà, avremo sicuramente grandi difficoltà, però noi siamo convinti di mettercela tutta, ce la metteremo tutta, perché con le mani, con i piedi, con i denti vogliamo difendere quello che abbiamo costruito con enormi sacrifici. Gianluca Giacometti, l'allenatore del Chiesanova, guiderà dalla panchina la società biancorossa per la prima volta al campionato d'eccellenza. Ecco, come sta andando questa fase di preparazione? Ma piano piano, dai, stiamo crescendo. Adesso abbiamo avuto un po' di problemi numerici legati alle vacanze, alle ferie. Da questa settimana, meno male, il gruppo si è ricompattato, quindi ecco, speriamo di cominciare a spingere in maniera diversa. Ecco, lei ha guidato il Fabriano Cerreto nello scorso campionato d'eccellenza, guidandolo alla salvezza, una difficile salvezza, conosce pertanto il campionato che si andrà ad affrontare. Questa squadra a che livello è? Ma sicuramente il campionato sarà difficilissimo, perché oltretutto quest'anno a 16 squadre sarà ancora piuttosto. E noi ovviamente siamo una neopromossa e dobbiamo avere sicuramente le caratteristiche che una squadra neopromossa deve avere per poter pensare di mantenere la categoria, che comunque sarà difficile, ma noi siamo convinti di aver costruito una squadra degna della categoria. Chiesanova è una piccola piazza per abitanti, è una frazione di Treia, ma ha un grande cuore sportivo e questa squadra rappresenta molto per la comunità. Ecco, l'entusiasmo si sente molto intorno ai giocatori. Ma sicuramente, io dal primo giorno ho detto che questa deve essere la prima molla per noi, cioè l'entusiasmo della promozione della stagione scorsa deve essere la molla che ci deve spingere e dare entusiasmo e fare bene anche in questa stagione. Ecco, la squadra, i punti di forza, eventualmente anche quelle che potrebbero essere le integrazioni fino all'inizio del campionato. Ma noi, molti dei ragazzi che hanno partecipato al bellissimo campionato dell'anno scorso sono rimasti, ne sono arrivati altri, sono arrivati diversi giovani, adesso dobbiamo vedere, ma sicuramente il punto di forza dovrà essere il gruppo e la compattezza tra società, staff tecnico, squadra, tifosi, la città, cioè chiunque gravita intorno a Chiesanova, con l'impegno, facendo ognuno quello che ci compete, dovrà portare dei punti per la salvezza. Ecco, è mister Gianluca Giacometti, l'obiettivo, quali sono le cose a cui mira nel prossimo campionato? Ma noi sicuramente il nostro obiettivo da neopromossi sarà il mantenimento della categoria, questo è chiaro. Adesso facciamo iniziare il campionato, vediamo come siamo messi, se siamo a posto così, se c'è bisogno di fare qualcosa. Però ripeto, io sono, l'ho detto sempre ai ragazzi, io sono contento della squadra a disposizione, poi è chiaro che adesso sta a noi lavorare per cercare di crescere e mantenere la categoria, che ripeto, è il nostro obiettivo.
Carlo Mongello è uno, forse il punto di forza del Chiesanova, ecco, un campionato di eccellenza, torni in una categoria forse più confacente alle tue qualità e porti avanti una squadra, insomma, piena di entusiasmo per la promozione. Assolutamente, torno a fare un campionato che ho fatto per tanto tempo e non vedevo l'ora di tornare in questo campionato. Purtroppo per motivi di lavoro sono dovuto scendere in categoria tempi passati, però sono riuscito a riportare io insieme ai miei compagni questa grande società in questa categoria e non vediamo l'ora di iniziare, ci stiamo allenando bene, quindi speriamo di cominciare il prima possibile. Quindi è una piccola grande società questa di Chiesanova? Assolutamente, una grande famiglia circondata da persone che danno l'anima, ci fanno sentire giocatori importanti, ci danno il cuore e quando hai tutto questo non puoi che far bene e sentirti a casa. Siete in piena fase di preparazione, ecco, calpestando l'erba insieme ai tuoi compagni, ecco, che sensazione hai? Sta venendo fuori una squadra all'altezza, c'è sintonia? Sì, la squadra è quella più o meno dell'anno scorso, sono andati via soltanto Campana, ecco, la squadra non è stata toccata, sono venuti tanti giocatori nuovi, dico due nomi, Lapi, Tittarelli, e quindi ci stiamo amalgamando, ma dato che la squadra è quella dell'anno scorso, il gruppo è forte e l'abbiamo dimostrato un mese fa e ripeto, non vediamo l'ora di cominciare. Dice proprio di Lapi e Tittarelli, ecco, sono stati i competitor dello scorso campionato con la Maceratese e adesso te li trovi a fianco. Sì, sono due valori aggiunti, nel senso che vabbè, Lapi ci ha giocato insieme agli anni passati e Titta parla da solo, ha fatto 18 gol l'anno scorso, un giocatore che fa gol, è un piacere giocarci insieme, quindi penso che possiamo darci grandi soddisfazioni. E l'obiettivo di Carlo Mongello? L'obiettivo di Carlo Mongello è quello di trovare la salvezza il prima possibile con questa società e poi togliermi delle soddisfazioni personali, ma in primis conta il Chiesanova Calcio.